Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In apertura della seduta del 14 ottobre il presidente della giunta, Chiamparino, è intervenuto in aula sui danni causati dal maltempo, specie nell'Alessandrino, e ha riferito che la regione metterà a disposizione 5 milioni per gestire l'emergenza. Successivamente il vicepresidente della giunta, Reschigna, ha svolto una comunicazione sulla difficile situazione finanziaria dell'ente, al termine della quale si è svolto un ampio dibattito. Davide Gariglio, Partito Democratico. Dobbiamo risparmiare su settori non produttivi e investire per garantire la spesa sociale e il sostegno a chi vuole intraprendere in questa regione. È uno sforzo importante da fare, ma dobbiamo farlo guardando verso il futuro. Abbiamo ereditato un debito mostro dal passato, dobbiamo consegnare una regione sana alle nuove generazioni. Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle. Noi siamo disponibili a guardare il futuro e a costruire il futuro del Piemonte, però non possiamo esimerci dal dare uno sguardo al passato, perché questa situazione è stata creata da tutte le forze politiche, nessuna esclusa, che hanno governato questa regione negli ultimi 15 anni. Alfredo Monaco, Scelta Civica per Chiamparino. Bisogna prendere questa strada di risanamento. I risanamenti non sono mai fatti ovviamente a costo zero, hanno dei prezzi. L'importante è mettere in sicurezza i conti senza lasciare nessuno e riprendendo finalmente quella che è un'opera di efficacia, efficienza, economicità che è richiesta al sistema pubblico in senso lato. Gilberto Pichetto, Forza Italia. È in parte una continuazione di ciò che è stato avviato a passato legislatura. Noi abbiamo detto che abbiamo la più completa disponibilità ad affrontare tema per tema e là dove considereremo la strada corretta voteremo anche a favore. Per il resto saremo vigili controllori dell'azione che la giunta porterà avanti. Il dibattito in aula è proseguito con la comunicazione dell'assessore al lavoro Pentenero sulla situazione della cassa integrazione in deroga. Nel 2015 si potranno concedere soltanto 5 mesi di cassa a fronte degli 11 del 2014 e dei 12 che erano concedibili prima. Insediati per la decima legislatura, la Consulta regionale europea e il Comitato Resistenza e Costituzione. I due organismi sono presieduti rispettivamente dai vicepresidenti del Consiglio regionale Daniela Ruffino e Nino Boeti. Il Consiglio regionale ha bandito un concorso per realizzare una mappa digitale su OpenStreetMap e progetti utili per i cittadini. Informazioni, regolamento e premi su www.piemontevisualcontest.eu. Con il Mappathon si apre la seconda edizione di Piemonte Visual Contest per promuovere la cultura open e coinvolgere i cittadini nelle politiche pubbliche. Come adeguare le scenografie alle nuove richieste di mercato? È il leitmotiv della mostra To Create Scenografie Emergenti fino al 12 novembre all'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale. L'esposizione, allestita dagli studenti dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, è un viaggio ideale sulla creatività che anima gli scenografi. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.